L'aggressione non era stata casuale, quell'orologio era già saltato agli occhi dei rapinatori in un ristorante di Riccione dove la vittima aveva cenato con alcuni amici e dove era stato a sua insaputa costantemente osservato dagli esperti componenti del gruppo criminale. I malviventi avevano deciso di attendere che l'imprenditore pesarese terminasse la serata per poi pedinarlo fino a casa in attesa del momento più propizio per colpire. Infatti, una volta arrivato davanti al cancello della sua villa insieme alla moglie, era stato aggredito, minacciato e malmenato violentemente per poi vedersi sottrarre dal polso un orologio del valore di ben 40.000 euro. Dopo la denuncia e le attività investigative sono scattati gli arresti. Al termine di un'indagine condotta dai carabinieri di Pesaro in collaborazione con il RIS e sotto la direzione della locale procura sono state arrestate 3 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro per una rapina commessa ai danni di un imprenditore pesarese nell'estate del 2020. La risposta dell'arma è stata immediata e si è concretizzata in accertamenti sul territorio e in riscontri di laboratorio operati dal RIS su tracce lasciate dai rapinatori sul luogo dell'imboscata. Un malvivente era già detenuto nel carcere di Rebibbia, mentre gli altri 2 sono stati rintracciati a Napoli. Uno di questi ultimi era ai domiciliari perché indagato per analoga rapina commessa nell'aprile 2021 a Firenze ai danni di una famosa giornalista. Sin dall'inizio è apparso chiaro come i responsabili della rapina fossero professionisti del crimine che avevano preso ogni precauzione al fine di impedire alle forze dell'ordine di risalire alla loro identità. Infatti il gruppo campano aveva a lungo soggiornato sul litorale romagnolo e marchigiano, utilizzando documenti falsi, schede telefoniche intestate a persone inesistenti e auto noleggiate o esportate verso altri paesi dopo il colpo. Nonostante questo, grazie a mirate e approfondite indagini e all'esame di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nel tragitto compiuto dai malviventi, i carabinieri sono riusciti a raccogliere gravi e concordanti indizi a carico dei 3 arrestati. Ma non solo, sul luogo dell'aggressione, come accennato dal maggiore Spina, i carabinieri avevano rinvenuto tra i cespugli un braccialetto e un cappellino indossati da uno dei rapinatori durante l'aggressione. La conferma dell'affidabilità della pista seguita dai militari è giunta dagli accertamenti eseguiti dalla sezione biologia del RIS e dei carabinieri di Roma. Infatti, il profilo genetico di uno degli indagati corrisponde con quello ritrovato nel cappellino.